Phobis omnibus, salutem dico, ego sum Pontius Pilatus, sono Ponzio Pilato. Quando parlo del mio passato, parlo di un tempo lontano, di un'epoca turbolenta e di una terra tormentata. Era intorno al 26 d.C., durante il regno di Tiberio, quando assumo la carica di prefetto della Giudea. La mia storia è intrecciata con il tessuto di un'epoca. I fili si intrecciano con la storia del potere romano, della resistenza giudaica, e con un uomo in particolare che il mondo non ha mai dimenticato. Sono noto come un funzionario e militare romano, dal carattere duro, incorruttibile e con una visione chiara del mio dovere verso Roma. Ero un soldato prima di diventare un prefetto e tale spirito di dovere e disciplina permeava ogni mio atto. Un atteggiamento che talvolta veniva interpretato come crudele, ma per me era semplicemente il modo per mantenere l'ordine in un territorio turbolento. Durante il mio decennio di governo, la Giudea era una terra infiammata da tensioni religiose, culturali e politiche. Ribelli, zeloti e profeti emergenti cercavano di sfidare l'autorità di Roma e il mio compito era di mantenere la pace e l'ordine. Ho cercato di introdurre l'immagine dell'imperatore a Gerusalemme, un atto che ha suscitato una forte protesta. Ho anche tentato di costruire un acquedotto usando i fondi raccolti nel Tempio. Un progetto ambizioso, ma necessario per il benessere del popolo. L'occupazione romana della Giudea non era un compito semplice, tutt'altro. Ciò che ci trovavamo di fronte era un mondo di tradizioni e di credenze profondamente radicate, un popolo fermo e deciso a conservare la propria identità. Questo spirito indomito rendeva difficile l'amministrazione e la preservazione della pace. Uno degli aneddoti che mi torna alla mente riguarda un tentativo di introduzione di effigie dell'imperatore a Gerusalemme. Pensavo che inserire simboli della potenza romana avrebbe rafforzato il nostro controllo. Ma mi sbagliavo. Questo atto è stato visto come una provocazione, una violazione delle leggi mosaiche che proibivano le immagini. La reazione fu immediata e feroce, provocando proteste ed agitazioni. Ricordo ancora il volto degli uomini e delle donne. Il loro sguardo fermo e risoluto mentre protestavano. Fu una dura lezione per me. Un altro tentativo di romanizzazione fu la costruzione di un acquedotto. Avevo previsto di utilizzare i fondi del Tempio per finanziare il progetto, convinto che avrebbe portato benessere e progresso. Ancora una volta il popolo si è sollevato. La furia causata da quel tentativo di progresso è rimasta impressa nella mia memoria, un chiaro segno di quanto fosse delicata la situazione. La vita in Giudea era un gioco di equilibri. Una mossa sbagliata, una decisione non calcolata poteva facilmente innescare la rivolta. E sebbene la mia sede fosse a Cesarea, dove la presenza romana era più forte, il cuore del problema era sempre Gerusalemme. Una città in cui tradizione e modernità si scontravano ogni giorno. Dall'altra parte c'era l'interesse di Roma, la cui autorità dovevo rappresentare e difendere. Gli equilibri interni dell'impero, le tensioni tra la mia carica e il governatore di Siria, tutto questo contribuiva a rendere il mio ruolo più difficile. Alcuni storici mi hanno descritto come un uomo corrotto e crudele. In parte è anche vero. Avevo un grande potere in Giudea, ma in realtà usavo il mio potere e autorità a volte, o forse spesso arbitrariamente nell'interesse personale di Roma. Non avevo una grande stima dei giudei, consideravo i loro sacerdoti dei rompiscatole falsi, opportunisti e arroganti. È vero anche che spesso ho condannato persone senza nemmeno processarle, ma anche questo era nell'interesse di Roma. Nel dubbio condannavo a morte. La mia filosofia era che se faceva male un dito era meglio tagliare tutto il braccio. Nei vostri libri sacri mi avete dipinto come un debole, assoggettato dai sacerdoti giudaici, e che non aveva neppure il coraggio di prendere una decisione semplice se non autorizzata da loro. Mai tale descrizione fu più lontana dalla realtà, e ora ve la descriverò meglio. Nonostante queste sfide, la mia storia viene spesso oscurata dal mio incontro con un singolo uomo, Gesù di Nazareth. Le fonti cristiane e Tacito mi attribuiscono un ruolo chiave nel processo di Gesù, ma le mie ragioni erano lontane dalle rappresentazioni religiose. Gesù mi è stato consegnato dal Sinedrio ebraico, che lo considerava un bestemmiatore e mi fece pressione affinché prendessi provvedimenti. Devo ammettere, all'inizio, ho tentato di evitare la questione, ma poi ho avuto un incontro personale con lui. Ebbi l'occasione di guardare negli occhi questo uomo, un uomo che non si inchinava davanti a me e a Roma,
che non riconosceva la mia autorità, ma che emanava una strana aura di calma e di sicurezza. Prima di tutto voglio chiarire alcuni punti che si distanziano da quanto vi è stato raccontato finora. Mi viene da ridere quando leggo che avrei fatto scegliere al popolo giudeo, o gerusalemmitano, come chiamavamo i cittadini di Gerusalemme, il destino di Gesù, dando loro la scelta di scegliere se liberare lui o un certo Barabba colpevole. Secondo il vostro testo religioso, di aver ucciso un soldato romano, e questo in occasione della Pasqua religiosa dei giudei. Così la piazza davanti ai due imputati scelse di liberare Barabba, l'uomo accusato di aver ucciso un soldato romano, e io di conseguenza liberai questo Barabba e con molta riluttanza condannai Gesù. Ma siete impazziti? Ma chi credete io fossi? Io sono Ponzio Pilato, prefetto e massima autorità di Roma in Galilea. Secondo voi io avrei liberato un ribelle, reo di aver ucciso un soldato romano? Davvero avete creduto a questa sciocchezza? Non sapete che ho mandato a morte persone per molto 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 meno di questo? Se un ribelle avesse solo sfiorato un soldato romano minacciando la sua autorità, era già fortunato se l'avessi solo condannato a morte. Non ero crudele, ero l'esponente, l'autorità di un potere legato a una mentalità di quel periodo. Mentalità che fate fatica a comprendere oggi, forse, ma allora non esistevano i salotti di discussione. La nostra etica era completamente diversa. E ciò che era diverso da noi veniva tollerato solo se utile o innocuo. Il resto veniva distrutto, senza se e senza ma. Inoltre, un'altra cosa che mi fa tanto ridere è che questa grazia a Barabba l'avrei data in occasione di una festività religiosa giudaica. Noi romani non riconoscevamo le feste religiose dei paesi che occupavamo, certo le tolleravamo. Se queste non minacciavano la nostra autorità, ma non le riconoscevamo ancora meno, eravamo disposti a onorarle. Le mie feste si chiamavano Saturnalia. E ho ancora tanti bei ricordi della settimana di festa, in gioventù, dei bagordi e delle cose delle quali, a mente lucida, non vado tanto fiero di raccontare. Quanto vino ho bevuto al Baccanalia e tante altre, soprattutto le festività imperiali, che ho cercato di far istituire anche in Galilea con scarsissimo successo. Comunque ritorniamo a quando Gesù mi fu consegnato. Arrivò da me legato, con una semplice tunica indosso, triste ma non impaurito. Dovete sapere che a quanto mi risultava in quel periodo vi era la presenza di tantissimi profeti, ne ho sentite tante. Noi romani ci sbellicavamo dal ridere a volte, delle cose che dichiaravano di essere e rappresentare. Ma puntualmente, quando qualcuno di loro si trovava davanti al mio cospetto, tremava, se la faceva addosso dalla paura, era pronto a giurare qualsiasi fedeltà a Roma e si inginocchiavano al minimo accenno, chiedendo grazia. Gli chiesi con tono arrogante e di superiorità: «Tu chi dichiari di essere?» Lui, con tono pacato, mi rispose: «Tu chi dici io sia?» Io non so cosa mi successe, ma sentivo una reazione interna incredibile, come una lotta interna tra una parte di me, più intima, che voleva inginocchiarsi e ascoltarlo per ore e ore, e un'altra parte di me, più esterna, che voleva dargli una lezione e lo odiava per il suo atteggiamento. Credetemi, le parole mi uscirono di bocca senza che ne avessi consapevolezza. Così gli risposi in rapidità e senza pensare: «Sei il Messia», parola che avevo sentito dai giudei, la loro religione mi faceva tanto ridere, e non gli prestavo alcuna considerazione in realtà. Lui, sempre fissandomi negli occhi, mi rispose: «Tu l'hai detto». A questo punto la parte più cinica e crudele di me prese il sopravvento. I sacerdoti del Sinedrio mi avevano detto molte cose su di lui e mi era giunta persino voce che addirittura alcuni soldati e autorità romane si erano rivolte a lui chiedendogli aiuto o ascoltando con interesse le sue prediche. Avevo già deciso che sorte gli avrei combinato. Così gli dissi ancora: «Mi hanno detto che sei il servo del tuo Dio», ma lui mi rispose: «Un padre ha figli, non servi. Tu in questo mondo sei utile, ma non sei indispensabile. Per nostro padre è esattamente il contrario». E continuò: «Io sono venuto per servire e non per essere servito». A questo punto capii che quell'uomo era pericoloso. Non lo vedevo semplicemente come un condottiero che avrebbe fomentato una rivoluzione. Molto peggio. Quest'uomo era pericoloso dall'interno. Poteva creare danni ben maggiori all'autorità e dominio di Roma sulla Galilea. Pertanto decisi e sentenziai subito. Rivolgendomi ai miei subalterni con un semplice cenno, lo condannai a morte e gli dissi:
Ora il tuo Dio riverserà su di me la sua vendetta se tu sei veramente questo Messia. E lui, con uno sguardo sempre molto sereno e triste allo stesso tempo, mi rispose: Non hai nulla da temere da nostro padre. Punizioni e vendette siete bravissimi a darvele da soli. Perciò quello che hai deciso già di fare, fallo. Presi questo come un ulteriore affronto e, rivolgendomi nuovamente ai miei subalterni, dissi: Prima di eseguire la condanna, fornitegli un trattamento speciale, in modo che torni da questo suo padre con un bel ricordo della nostra autorità. A questo punto mi lavai le mani, gesto che per me aveva ben altro significato rispetto a quello che nei vostri libri religiosi dichiarate, e me ne andai. Il suo atteggiamento, insieme alla pressione del Sinedrio e alla potenziale minaccia alla stabilità che rappresentava, mi aveva costretto a prendere una decisione. Nonostante mia moglie mi avesse avvertito di non avere nulla a che fare con lui, ho deciso di condannare Gesù a morte, non per ragioni religiose, ma per preservare l'ordine e l'autorità romana. Dopo la mia decisione, la mia vita continuò. Ma nel 36 d.C., fui destituito per la mia dura repressione dei Samaritani durante la rivolta del Monte Garizim e fui richiamato a Roma. Ma prima che potessi raggiungere Roma, Tiberio morì e la mia figura scompare. Il mio destino rimane un mistero, un'ombra su una storia già oscura. Il mio nome, Ponzio Pilato, è entrato nella storia come l'uomo che ha condannato Gesù. Ma la mia storia è molto di più. È la storia di un funzionario romano che ha cercato di governare una terra complicata, di mantenere la pace e l'ordine nel mezzo del caos, di fare il meglio possibile in una situazione difficile. Questa è la mia storia, la mia verità, e ora la condivido con voi. Ecco perché, cari ascoltatori, quando ascoltate il mio nome, voglio che capiate che non ero solamente il prefetto che ha condannato Gesù. Il mio regno non era guidato solo dalla ferocia, ma anche dal senso di responsabilità e dall'attenzione verso l'ordine pubblico. La mia vita in Giudea non era semplice. Le rivolte e le tensioni erano un'occorrenza quasi quotidiana, e l'incontro con Gesù di Nazareth ha solo aumentato la complessità della mia posizione. Tuttavia, mi sono mantenuto fedele alla mia missione di salvaguardare l'autorità di Roma. C'è una particolare conversazione con Gesù che mi ha toccato profondamente. «Che cos'è la verità?» gli ho chiesto. Non ho mai ricevuto una risposta diretta da lui, ma le sue parole e la sua condotta mi hanno portato a riflettere più a fondo sul mio ruolo, sulla giustizia e sull'autorità che esercitavo. Anche dopo la sua morte, l'eco delle sue parole rimase con me. Ho dovuto confrontarmi con le conseguenze della mia decisione e con l'influenza che questa figura aveva sul popolo. C'è una particolare notte che ricordo ancora, quando mia moglie, sconvolta da un sogno, mi ha implorato di non avere nulla a che fare con quel giusto. La sua angoscia, il suo tormento, è un ricordo che non sono mai riuscito a cancellare. Eppure, alla fine, ho dovuto fare quello che credevo fosse giusto per il bene di Roma. Il mio dovere era di mantenere la pace, e ho fatto tutto il possibile per preservarla. Non era una decisione facile, ma era una decisione necessaria. L'ultima fase della mia vita rimane avvolta nel mistero. Dopo la mia destituzione sono stato richiamato a Roma. Tuttavia, la mia figura scompare dalle fonti storiche e il mio destino rimane sconosciuto. Alcuni potrebbero considerare questo un atto di giustizia divina, una punizione per le mie azioni. Ma io preferisco pensare che è semplicemente il modo in cui la vita funziona, un ciclo infinito di cause ed effetti. Oggi, mentre rifletto sulla mia vita e sul mio ruolo nella storia, provo una certa amarezza. Non per le decisioni che ho preso, ma per come sono ricordato. Sono noto principalmente per il processo di Gesù, un singolo evento in una carriera lunga e complessa. Ma voglio che sappiate che non ero solo il prefetto che ha condannato Gesù. Ero un uomo che ha cercato di fare del suo meglio in un periodo di grandi sfide e conflitti. Il mio nome è Ponzio Pilato e questa è la mia storia. Se vuoi rendermi più felice, lasciami un commento. Pontius Pilatus, praefectus Romae, gratias vobis agit pro me audiente et vobis bonam vitam continuandam exoptat.